Grazie, buongiorno, ringrazio per l'invito, ma ringrazio soprattutto per la vostra grande capacità, per la capacità che manifestate tutti i giorni svolgendo un lavoro la cui importanza è sotto gli occhi di tutti ed è di pubblica evidenza. Intanto approfitto dell'occasione per fare i migliori auguri all'amico De Bernardinis per la ottima notizia che ha testé ricevuto, tra l'altro ottima notizia che è buona non soltanto per lui e per l'ISPRA, ma credo per tutto il sistema, ottima notizia per la quale il Presidente Realacci e io in determinati momenti, nei passaggi parlamentari, abbiamo lavorato. Anche se, caro De Bernardinis, una piccola battuta me la devi consentire, stamattina sembravi il Cardinale Ghisleri che in un improvviso momento, da malaticcio, viene nominato Papa e subito si ringalluzzisce. Infatti mi hai dato questa impressione. Bene, e allora soltanto pochissime battute, perché purtroppo devo correre in aula per un voto molto importante che tra l'altro ci riguarda come politici, perché al Senato abbiamo per ora l'esame del cosiddetto reato di voto di scambio, quindi in periodo preelettorale di grande emergenza. E allora condivido pienamente l'impostazione che ha dato il Ministro Galletti. L'ambiente non può essere soltanto qualcosa da gestire nei momenti emergenziali, non può rappresentare, come ancora molto spesso viene rappresentato in ampi settori della vita italiana, e mi riferisco a non solo ai sistemi economici ma talvolta anche ai sistemi della politica, diventando poi una sorta di luogo comune, l'ambiente non può essere assolutamente ritenuto un problema o essere ritenuto comunque una criticità, deve essere intesa sempre più come una esigenza, un modo di essere, un modo di vivere, un modo di pensare, e deve rappresentare una risorsa per il Paese. Non c'è dubbio che per far questo bisogna acquisire sempre più una visione sistematica e sistemica delle problematiche, problematiche che evidentemente devono mettere a fianco i vari istituti di ricerca, devono creare un forte sistema agenziale, quel sistema agenziale che a nostro avviso è ben definito dalle proposte di legge oggi presenti e in discussione alla Camera presso la Commissione Ambiente, iniziando dal disegno di legge del collega Bratti che ho avuto il piacere di leggere e di apprezzare sostanzialmente nella forma e anche nei contenuti. Ma al di là di queste cose, alcune cose vanno dette. Innanzitutto noi dobbiamo lavorare dell'impegno che come politica dobbiamo prendere, caro Presidente Realacci, non per complicare la vita al Paese, ma in questo grande sforzo di semplificazioni credo che dobbiamo assumere oggi un impegno anche nelle nostre rispettive sedi, perché evidentemente non possiamo approfittare di ogni passaggio parlamentare, di ogni disegno di legge, di ogni decreto legge per complicare la vita a noi, per complicare la vita agli enti e agli istituti di ricerca, per complicare la vita alle agenzie, per complicare la vita alle regioni e agli enti locali e per complicare la vita ai cittadini. Perché a mio avviso si può fare tutela dell'ambiente, si può fare tutela dell'ambiente bene individuando pochi principi e giustificandoli, spiegandoli bene in maniera tale da arrivare a un processo più ampio di condivisione ed alla fine cercando quindi di partire da poche regole condivise e farle rispettare in maniera seria. E in quest'ottica condivido ancora una volta quanto ha detto Galletti. E io, viva Dio, vengo da una regione autonomista per eccellenza. Noi, per avere un'autonomia forte nella nostra regione, in un determinato momento drammatico della storia del nostro paese, abbiamo financo operato quasi una guerra civile che è costata morti, che è costata sacrifici umani, che ha determinato uno statuto importante, uno statuto di rango costituzionale. Però, via Dio, ci sono delle questioni che rappresentano l'interesse nazionale. L'interesse nazionale evidentemente deve essere è sovraordinato e da una cabina di regia. Questa cabina di regia non può essere determinato altri che da politiche nazionali forti. E io credo che le questioni ambientali rispondono appieno ad questo principio, alla tutela e alla quindi sovraordinarietà dell'interesse nazionale. Ed è per questo, a mio avviso, che lo Stato, il governo, la politica, il Parlamento devono fare tanto, devono fare ancora di più.
Non c'è dubbio che la questione ambientale, non soltanto per quanto riguarda i controlli, ma anche per quanto riguarda l'intero sistema, deve interconnettersi, e si interconnette perché così è con la questione salute. Noi dobbiamo avere quindi una visione sempre più completa e sempre più integrale delle intere problematiche. Altro spunto che mi pare di cogliere è l'appello che ha fatto De Bernardinis ai principi della ricerca e all'indipendenza della ricerca e all'indipendenza degli istituti. Badate bene, questo non è un tema da poco e non è assolutamente un tema scontato. Non è un tema scontato perché molto spesso, per gli interessi ovviamente contrastanti che caratterizzano la vita non soltanto di ciascuno di noi, delle nostre famiglie, ma la vita bene della umanità tutta, per gli interessi contrastanti molto spesso così non è, e così non è nemmeno ora e nemmeno nel nostro paese. E chi si occupa di politica si accorge che così non è giorno dopo giorno. E allora noi dobbiamo garantire che un istituto come l'ISPRA, ma anche, viva Dio, gli altri istituti pubblici, continuino ad avere queste caratteristiche, e questa indipendenza, questa libertà deve essere garantita ed esaltata. E faccio un esempio concreto. La scorsa settimana in Senato, dopo mesi e mesi di istruttoria seria, serrata e, a mio avviso, abbastanza completa, abbiamo votato una risoluzione prima in commissione e poi un ordine del giorno che ha avuto un'ampia condivisione nell'Aula del Senato su un tema assolutamente attuale, quello delle prospezioni, delle ricerche, della coltivazione degli idrocarburi e dell'estrazione degli idrocarburi, con particolare riguardo degli idrocarburi liquidi a mare. E su questo tema abbiamo avuto degli scontri anche forti, talvolta anche con importanti esponenti del nostro governo, il governo che io sostengo, essendo un parlamentare di maggioranza che sostiene l'amico Ermete Relacci, proprio su una serie di questioni, ma proprio sulla questione dei controlli. Perché, viva Dio, caro Ermete, c'è stato un tentativo forte, pressante, portato financo all'interno dell'Aula, ma grazie a Dio stoppato e respinto bene con gravi perdite, perché nel processo autorizzatorio che noi abbiamo previsto e che abbiamo previsto debba essere sotto l'egida di una attentissima istruttoria che deve vedere garanti istituti di ricerca pubblici, tra questi l'ISPRA, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il CNR, si voleva mettere tutto questo processo sotto l'egida e sotto il controllo e sotto le direttive del Ministero dello Sviluppo Economico. E quindi, viva Dio, non solo in una posizione di palese conflitto di interesse, ma financo in una posizione bene subordinata che, al di là dell'aspetto formale e dell'aspetto istituzionale, cioè mettere degli istituti che dipendono da altre amministrazioni sotto un'amministrazione che di per sé non ha nulla a che vedere con loro, ma creando delle condizioni oggettive di difficoltà e delle condizioni quasi di subordinazione che, viva Dio, non sono assolutamente accettabili in nessun paese libero o democratico, ma soprattutto su temi di questo genere. Così come poi è assolutamente importante il tema relativo ai fondi, perché quando si compie ricerca, la ricerca evidentemente ha un costo, va sovvenzionata, va sostenuta. Il tema degli sponsor e il tema dei condizionamenti che gli sponsor possono talvolta imporre alla ricerca diventa un tema assolutamente pregnante. Ed è proprio per questi motivi che noi dobbiamo non solo sforzarci, ma portare a casa dei risultati. Perché penso, quando di qui a poco, qualora dovesse essere operativo o in Sicilia il sistema MUOS, io penso e credo che coloro i quali dovranno fare i controlli giornalieri preventivi al momento della messa in atto e in opera di strumentazione complessa di questo genere, io non oso nemmeno pensare che le agenzie o i sistemi di controllo possano essere subordinati o finanziati e avere quindi come committenti gli stessi soggetti che devono essere controllati. E allora questi sono
degli argomenti, sono delle questioni sulle quali la nostra attenzione, l'attenzione della politica deve essere massima, a voi vanno date le massime garanzie ed è proprio per questo che l'impegno che personalmente posso prendere qui oggi è non soltanto di assicurare la vicinanza e la solidarietà di sempre, ma di dire ai colleghi della Camera: fate presto con i disegni di legge che voi avete incardinato nella Commissione Ambiente della Camera. Poi sarà compito della Commissione che indegnamente presiedo di esaminare con la dovuta attenzione, ma senza barocchismi, senza ritardi, perché credo che su queste tematiche il Paese ha bisogno di accelerare e nessuno di noi può più aspettare. Grazie.